Massimo Bossetti è passato da quella fase in cui sperava che si potesse definire entro pochi giorni la sua situazione con l'evidenziazione di un errore giudiziario. È passato da quella fase ad una fase di disperazione quando ha visto che tutte le sue istanze venivano costantemente rigettate. Ma ha sempre mantenuto una forza e un desiderio di dimostrare la propria innocenza, senza tentennamenti, senza accettare, come dire, scorciatoie, perché sono state proposte anche queste a Massimo Bossetti, no? Come dire, ammetti questo delitto e avrai comunque degli sconti di pena, insomma, te la caverai con poco, no? Da lì poi è tornata la disperazione quando sono arrivate le sentenze negative, la prima, l'appello. E l'appello mi ricordo che durante le sue spontanee dichiarazioni, quindi poco prima che la Corte si riunisse in Camera di Consiglio per decidere, lui ha detto: "Fa, io non vi sto chiedendo di assolvermi. Questo lo fanno i miei avvocati, ma io vi chiedo semplicemente ed unicamente di concedermi una volta, solo una volta, la perizia sul DNA per dimostrare che non sono io ignoto uno". Ecco, quindi la sua posizione è sempre stata questa: se viene fuori che sono io, buttate la chiave e non si parlerà mai più di questo processo. Ma se dai risultati viene fuori che non sono io, mi dovete lasciare andare via, insomma, a casa. Attualmente ci siamo visti proprio successivamente alla sentenza, all'ordinanza, l'ultima, e vabbè, era molto, molto, molto provato. Anche se mi ha promesso che manterrà fede alla promessa di continuare a lottare e di fare di tutto per dimostrare la sua innocenza. Ecco, io lo assisterò in questo, io con tutto il team. Mai, mai, mai visti. Nessun tipo di indumento, nessun tipo di reperto, neanche le provette con dentro i DNA. Non dico di partecipare a fare gli esami del DNA, ma noi non abbiamo visto niente. A noi è stato chiesto di fare un atto di fede, vi dovete fidare che è stato fatto tutto bene, è tutto preciso, è tutto perfetto, ma noi non abbiamo mai visto niente. Io, durante la arringa del processo di primo grado, dissi in maniera provocatoria, per la milionesima volta, dissi che volevo vedere gli slip della povera Yara con su i buchi, perché volevo vedere se effettivamente erano stati fatti quei prelievi di DNA. Quindi io non li ho visti questi slip, questi leggings, io li voglio vedere e li voglio vedere e devono avere sui buchi. Se non ce li hanno qualcosa non va, perché la difesa deve essere messa nella possibilità di verificare ogni elemento acquisito durante la fase delle indagini. E evidentemente l'obiettivo principale era non farci vedere i reperti. Tutto il processo si è caratterizzato per questo diniego. La difesa non ha mai potuto vedere i reperti, non ha mai potuto analizzare i campioni, non ha mai potuto effettuare quell'analisi sul DNA che sempre ha richiesto. Quindi l'obiettivo della Corte era impedirci per l'ennesima volta di vedere i reperti, anche se la Cassazione, come hai ricordato, ci aveva detto che invece è nostro diritto farlo, vederlo. Quindi la Corte ha dovuto, con una acrobazia di ragionamento, con una contorsione giuridica, con un contorsionismo giuridico, ha dovuto dirci di no. È riuscita a dirci di no attraverso che cosa? Attraverso un escamotage. Ossia, che cosa ha detto? L'autorizzazione che voi avevate avuto per vedere i reperti era stata concessa quando questi reperti erano sotto sequestro. Dopo sono stati confiscati, per cui quell'autorizzazione non vale più. Quindi io adesso posso tornare a ragionare sulla tua richiesta originaria di vedere i reperti. E quindi, siccome io lo posso fare, ti dico che tu non li puoi vedere perché le tue domande non sono specifiche, non servono per ribaltare il risultato del processo. Nel nostro ordinamento, i provvedimenti per
si possono impugnare fortunatamente, quindi noi faremo un altro ricorso in Cassazione contro questo provvedimento. Il secondo elemento di sospetto è relativo alla conservazione di queste 54 provette che contengono il DNA, 54 campioni di DNA estratto dagli slip e dai leggings, quindi proprio il DNA più importante. Ora, se questi campioni di DNA sono stati spostati dal laboratorio dove erano custoditi a meno 80 gradi, sono stati spostati all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo senza rispettare la catena del freddo, è evidente che si è alterata la loro qualità, perché vanno conservati a meno 80 gradi. Alterandosi la loro qualità, non sono più utilizzabili per lo scopo cui erano stati destinati, cioè all'accertamento del DNA di ignoto 1. Mi sembra evidente. Se uso sempre il se perché non ne ho la certezza, ma se questo trasferimento di beni è avvenuto senza coinvolgere la difesa e sapendo che così facendo si sarebbero di fatto distrutti, questo è un elemento estremamente grave che deve essere vagliato dagli competenti organi giurisdizionali. Io auspico che l'ufficio corpi di reato sia stato dotato di un freezer professionale per mantenere questa temperatura costante e sotto zero. Diversamente è evidente che i reperti sono stati volutamente distrutti. Cioè, se io prendo un bene, se io ho un blocco di ghiaccio in freezer e lo devo conservare, se so che lo porto all'aria calda di queste giornate, so che si scioglierà. Quindi non ho chiesto di distruggerlo, ma so che il mio comportamento sarà finalizzato ad una distruzione di fatto. Beh, allora, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe pensare che abbiamo una giustizia, direi, gravemente malata. Nella migliore delle ipotesi. Non mi voglio spingere a fare ipotesi dal contenuto peggiore, insomma, ecco. Però un dato è certo, e io vorrei che su questo si riflettesse. Un uomo è stato accusato e condannato per un omicidio sulla base di un esame del DNA al quale non ha mai potuto partecipare. Non ha mai potuto vedere i reperti che lo accusano, non ha mai potuto assistere con i suoi consulenti a quell'esame del DNA. Punto primo. Se qualcuno ha distrutto volontariamente o colposamente i reperti che lo hanno accusato, che hanno accusato quell'uomo, secondo me ha fatto qualcosa di estremamente grave. Proprio perché, come hai sottolineato, la tecnologia migliora, ciò che non era possibile 10 anni fa oggi è possibile, e probabilmente esaminandoli oggi si potrebbe dare risposta a tutte quelle anomalie che sono emerse durante il processo e che durante il processo sono state accantonate perché non c'era risposta. Lui era disperato perché possiamo immaginare, io credo che tutti noi, no, essere arrestati era una cosa così terribile. Arrivare alla caserma dei carabinieri in mezzo agli insulti delle persone che, se non fosse stato nella macchina, lo avrebbero linciato, sentirsi accusato, cioè questo, mettiamoci per un attimo nei panni in quella situazione, ci accorgiamo come quale disperazione ci possa essere nell'uomo che lo sta vivendo. Però confidava nella possibilità di rifare quell'esame attraverso i suoi consulenti, con i suoi avvocati, per rendere evidente che c'era un errore. Lui l'ha sempre detto: io non ho mai visto, non ho mai conosciuto, non ho mai incontrato, non ho mai toccato, non ho mai... Cioè, la povera Yara, come fa a esserci quel DNA lì? Non è il mio, no? Rifate quell'esame e vi accorgete che c'è questo errore e mi lasciate tornare a casa dai miei figli. Potrebbe veramente capitare a chiunque di finire in questo ingranaggio malefico. E allora, quando poi ci si finisce, ci si rende conto di come certe battaglie vanno combattute non per il singolo uomo,
ma per un'esigenza di giustizia generale. E forse pochi lo sanno, perché non, come dicevo prima, non si sente questo problema come un problema vicino, ma noi in Italia risarciamo un detenuto, un ingiustamente detenuto, ogni 8 ore, quindi con un dispendio di economico altissimo sotto il profilo economico, appunto, ma anche umano e morale, perché la vita di un uomo poi è distrutta. Bisogna avere la certezza che in carcere ci sia il vero colpevole. Ripeto, come avvocato io non smetterò mai di combattere, perché ritengo che sia un'esigenza di giustizia generale, perché potrebbe capitare a tutti, se no non mi sentirei in pace con la mia coscienza. E normalmente c'è la fiducia, no, nei confronti delle istituzioni, quindi nei confronti della magistratura, del processo penale. Dall'esterno si pensa che quello che venga fatto lì dentro sia qualcosa quasi di sacro, condotto in un certo modo. Quindi se molti dicono, beh, ma se lo hanno accusato, se è in carcere, qualche elemento o più di qualche elemento nei suoi confronti ci sarà, no? Perché c'è questa fiducia. Però il concetto, il dunque, è proprio questo. Cioè, che non si può fare un atto di fede. Cioè, l'atto di fede lo possiamo chiedere quando si va in chiesa a pregare, ma io, come difesa, devo poter esaminare tutti gli elementi dell'accusa e confrontarmi su quel piano, su ogni elemento. Dicono, ma banalizzando, se c'è il suo DNA è evidente che lui, e allora io però faccio un passo indietro e dico, ma siamo sicuri che quello sia il suo DNA? Cioè, prendiamo un punto fermo, accertiamo questo elemento. Se da questo accertamento viene fuori con certezza che quello è il suo DNA, va bene, allora abbiamo già ottenuto un punto granitico e potrebbe anche essere sufficiente per la condanna. Io non lo credo, ma facciamo finta che lo sia. Ma quantomeno dovremmo avere un elemento fermo, un elemento granitico, che in questo caso non c'è. Perché non fare chiarezza? Di che cosa si ha paura se uno è così sicuro di quel risultato? Lo accetta il confronto e quello che arriva, arriva. Perché noi non siamo sicuri, cioè, anche noi no? Non c'eravamo, non lo sappiamo. Noi ci fidiamo dei nostri ragionamenti, dei nostri consulenti. Però accettiamo il rischio che possa venire nuovamente lo stesso risultato. E poi? Quindi se noi accettiamo questo rischio, perché non lo deve accettare anche l'altra parte? E con trasparenza, con coraggio anche, perché ammettere un errore ci vuole coraggio, e con coraggio si affronta questo nuovo step del processo. Esaurito il quale abbiamo finalmente chiuso la bocca a tutti, o da una parte o dall'altra.